Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Diego, una domanda proprio a bruciapelo. Sì. Ariana Grande, due parole. Guarda, proprio oggi ascoltavo dei commenti su di lei e alla fine sì. L'unica che ha cantato, cioè l'unica giovanissima che ha cantato ai funerali di Aretha Franklin, così per dirne una. Sì. Alla fine mi interessa. Ma che ho fatto bene a chiedertelo? Chi è che sentivi parlarne? Ma in un podcast. Adesso cose che le cose ascolto. Di Diego, sì. Le fonti di Diego. Sì, sì, dei podcast noiosissimi. Bravo, ti saluto tutti. Bravo, meno male Diego che sei in questo gruppo. Sì. Sigla. Chiudiamo la giornata, è tempo di iniziare questo carinissimo, stupendissimo, squisitissimo show. Buonasera Diego. Buonasera Valentina. Buonasera. Buonasera Choc e buonasera Mary J con gli occhiali nuovi. Carinissima. Vero. Allora ragazzi, benvenuti a Pinocchio. Sugli occhiali. Sì. Allora, no Diego, a un certo punto faremo l'album delle tue suonatine. È imperdibile, sì, va bene. Sì, del... Come si dice quando è... EP. No, quando fai quello definitivo, la... è la raccolta, ma c'è un modo... Grete Stitz. No. Oddio. Sentiamo male. Dai, Fra, ciocca. La definitiva. Fai partire un timer. La collection. No. Quella definitiva, quella... C'è un modo proprio per... Cioè che magari hai già fatto... Antologia. No. Che è tipo che tu hai già fatto mille compilation, il meglio, greatest hits, ma quella definitiva, l'ufficiale, no, the ultimate collection, tipo ma, sì. Ultimate, ma collection, non sono certa, ma almeno l'accolgo perché sennò divento pazza. Final edit, final edit, ma cos'è che hai in testa? Final countdown. Come? No, non riesco a capire quale potrebbe essere. Ma è in italiano o in inglese? È in inglese. Qualcuno dice chiamate qualcuno suggerisce chiamate Quarna. Frase, ci senti? Di cosa stiamo parlando? Best off. No. Vabbè ragazzi, dai, niente. Lo stesso. A domani. Ciao. No, invece lo vedi, questa era una mia urgenza, ma non sono riuscita adesso a risolvere. Adesso con calma mi metto e poi do una risposta a un certo punto. Grazie per tutti i suggerimenti. Antologia. No. Abbiamo già detto, no. No. Testamento, platino. No. Testamento è stupendo. L'opera omnia? No. È in inglese. Però ragazzi, rilassiamoci, diciamo che cosa ci occupiamo. Dai, va oggi. Bene. Le urgenze. Vedo che ne arriva già una per Maria Pezzetta. Vedi? Dopo me ne occupo. Qualunque sia il vostro dubbio, questione, veramente gli argomenti sono i più disparati, per cui che ne so, mi vesto così, mi vesto cosà, cosa mangio, lo faccio, non lo faccio, devo imbiancare, cambio colore alla stanza, che colore lo faccio, qualunque sia l'argomento noi ci appassioniamo come fosse roba nostra. Sì. Ok? Sì. Quindi mamma, quanti suggerimenti, tanti. Ne vedo tutti, ne vedi di nuovi? No. Essential? No. Top of the Pop? Legacy? No. Farewell? Definitive Edition? No. Siamo lì vicini. Vabbè. Medley? No. No, ragazzi. Potpourri? No. Potpourri? Qualcuno disease. Ragazzi, va bene così. Fidatevi, adesso mi concentro, però hai in mente quando non ti viene in mente di pensi solo a quello. No, ma voglio pensare anche a voi, sono qui con voi. Dai, non male. Si parte! Stai ascoltando il podcast di Pinocchio.
17:14 Radio DJ, siete amorosissimi, ancora non ho trovato la soluzione al mio inceppamento, ma va bene, non importa. Puntata sulle emergenze da parte vostra, quindi decisioni da prendere all'ultimo, urgenze. Le urgenze, sì. Sì, emergenza. Sì, sì. Allora, per esempio, Maria Pezzetta, c'è una che dice come può riutilizzare l'acqua dell'asciugatrice, cioè quando tu metti ad asciugare delle cose, l'acqua viene raccolta in un serbatoio. Sì. Molti la utilizzano per il ferro da stiro. È una cosa che ha abbastanza senso. Sì, perché sì. Poi volevo tenere in braccio molto velocemente la Laura e Fabietto. Li tengo in braccio oggi per questa puntata. Un piccolo servizio che offriamo sempre, quindi anche oggi. Più di due faccio un po' fatica, ma se c'è bisogno ci organizziamo. Vado. A parità di giorno comprati, cioè li ho comprati lo stesso giorno, non ho più spazio in frigorifero, quindi sono in balcone, le temperature a Milano si sono un po' alzate, faccio prima il broccolo romanesco o le coste? Broccolo. Coste per me. Anche però guarda, sbiancano in 5 minuti, eh. Ma no, è che si conservano, cioè il broccolo romanesco dura una cifra di giorni. Ma anche le coste, eh. Sì. Sì. Sì, dura tanto, cioè no, comunque se le lasci fuori uno o due giorni non dovrebbero esserci problemi, magari non esposte al sole diretto. Esatto. Quindi scegli quello che Vabbè, nel dubbio fai prima le coste, dai. Buonasera Pinocchi Pagoda. Allora, 40 anni tra 10 giorni, mi sono fatta due regali. Uno è un viaggio fotografico in solitaria andata e ritorno a Parigi in giornata. Sì. L'altro è un consulto da un medico estetico da cui sto andando ora. Il consiglio è filler labbra sì o filler labbra no, perché sembrano sempre finte. Ciao. Però se vai a fare il consulto te lo dirà lui. Chiedi a lui. In base a come sei. Io direi no. Però il filler le gonfia un po'. Sì. Sì. Ed è reversibile. È un po' più lunga però. È reversibile sì. Poco. Mm. Se tanto ti vuoi toglierlo il dubbio. Poco. Poco. Ma è reversibile. Vabbè. Vabbè, chiedi a lui comunque. Comunque chiedi a lui. Sì, su queste robe qui dai. No, ma infatti, vabbè. Ciao ragazzi, ma il trattamento sciogli grasso quando lo faccio? È tornato aprile? Il sole, partono. Fallo aprile. Aprile, dai. Sì, sì. Ciao Pinocchi. Mega dubbio per cui ho bisogno di un consulto. Iscrivo la bambina al nido privato e se poi la prendono al comunale ho buttato via 800 euro oppure non la iscrivo e me la rischio e aspetto che escano le graduatorie? Allora, è pesante. Se te lo puoi permettere e vuoi andare sul sicuro, vai a quello privato. Che al pubblico tanta gente che ha bisogno, magari quello privato non se lo può permettere. È una scelta. Ah, certo. Dovrebbe pensarci qualcun altro. Ma la graduatoria c'è per questo. No, infatti dico, però. Sì. Capito? Cioè, non passa davanti a qualcuno che ha bisogno. No, è che la gente che ha bisogno è tantissima e i posti sono pochissimi. E quindi è molto probabile che se te lo puoi permettere e vai al privato. Questo secondo dicevo. Me, già che te lo chiedi, forse te lo puoi permettere. È chiaro che sono delle sassate, Sì. Però. Qualcuno dice meglio risparmiare sulla band o sulle bomboniere al matrimonio? Sulle bomboniere. Fai a meno. La band fai a meno. Bello, cioè, è sulla fondamentale. Band, no, perché se la band non è brava. O il DJ, però sulla musica. Se no gli tirano le bomboniere, poi è brutto. È brutta fine di matrimonio. Ultimo. Ciao ragazzi, domani parto per Berlino con le mie amiche. Solo donne. E cosa porto? Il piumino pesante. 100 grammi. Ma la temperatura dovresti controlla. Guardare quella. E poi con solo donne non capisco se la domanda è legata anche al fatto che siete solo donne. Beh, magari vorrebbe un look più carino che sono solo donne. Non lo so. Non fate pause di silenzio. No. La radio si spegne. Porta, va in sbattimento. Porta il 100 grammi e poi comunque a Berlino se hai freddo ti compri delle cose sotto. A chiudere questa mi fermo a fare la cacca o provo ad arrivare a casa, chiedono. Fermati subito. Per carità. Di dove sei? Sì. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:30 Radio DJ, puntata di Pinocchio sulle urgenze. Allora, intanto mettiamo a posto il primo grande blocco, questo. Ma
Pina, potrebbe essere Definitive Collection. Ed è questa. Definitive Collection. Non mi veniva. Perché mi aveva colpito Definitive Collection? Perché tutti gli autori o i cantanti che fanno le collection, ok? Sì. O le discografiche che le fanno. Certo. Gli artisti è sempre Ultimate, tutte queste cose qua, e poi se tu metti Definitive non ne puoi fare un'altra dopo. No, certo. La definitiva. E mi ricordo di aver visto un CD, perché delle volte ho visto anche ancora dei CD. Aspita. Con scritto Definitive e ho detto, guarda, mi metto qua a vedere se me ne fanno un'altra, perché se me la... cioè, ti metti fuori dalla porta, aspettare. Mi metto fuori, volevo proprio quando vedere. Escono, dici, dove stai andando? La definitiva è quella, capito? Quando li vedi uscire, stai andando a farne un altro? No, capito. Niente, questo è uno strippo. Poi, apriti cielo, come riutilizzare l'acqua di raccolta dell'asciugatrice. Allora, parentesi. In alcuni modelli hanno il filtro apposta per riutilizzare quell'acqua, quindi togliendo le microplastiche e quant'altro, e per poterla utilizzare per il ferro da stiro. Perché siamo murati di microplastiche nei tessuti, delle cose, ma è una questione enorme. Esatto. Comunque, se uno non dovesse avere questo dispositivo nella vaschetta dell'asciugatrice, ci sono tutta una serie di riutilizzi. Non si può utilizzare l'acqua dell'asciugatrice per il ferro da stiro perché contiene un sacco di microplastiche e fibre che non fanno bene al serbatoio del ferro da stiro. Ha voluto puntualizzare. Bene. Ciao ragazzi, l'acqua dell'asciugatrice io la riutilizzo mettendola nel serbatoio del tergiveto, delle spazzole della macchina, e dato che è un po' depurata e filtrata, diciamo che non ha calcare, i vetri dell'automobile vengono puliti meglio. Ciao. Bravo. Grazie. All'inverno antigelo. Altro suggerimento. Ciao Pinocchi. Luca, volevo dare un consiglio assolutamente non richiesto, però forse è utile. Allora, l'acqua e l'asciugatrice non va bene per il ferro da stiro perché serve acqua demineralizzata. Bravo. Nel ferro da stiro ci va l'acqua di scarto del condizionatore. Per l'acqua dell'asciugatrice potete utilizzare per riempire i secchi per lavare i pavimenti. Mi sembra un consiglio giusto. No, tra l'altro. Luca, manda altri consigli. Non richiesti, noi vogliamo. C'era anche l'ascoltatrice che ha il cavolo romano e le coste in balcone, non sapeva quale cucinare prima, perché voleva cucinare prima quella che andava male prima. Ok. Arriva un suggerimento anche per questo. Ciao Marina da Brescia, l'accrocco per la verdura sul balcone è metterci una vaschetta sotto con due dita d'acqua, sia per le coste che per il broccolo, e messi all'ombra durano parecchio. Bene. Ottimo. Fatto. Apriamo un altro faldone così vi scatenate. Chiedono come faccio a rimettere a nuovo il lampadario in vimini. Io sono andata a cercare su internet. Sì. Carina, Maria Pezzetta. Elimina la polvere con l'aspirapolvere se puoi, o con un panno umido o con uno spolverino. A quel punto, quando è bel pulito, sciogli un paio di cucchiai di sale grosso in un litro d'acqua calda, inumidisci il panno e strofinalo sulle macchie per rimuoverle. Lascia asciugare all'aria evitando il sole diretto. Ho anche letto, nonostante la distanza, adesso mi viene da piangere. No, sei stata brava. No. E adesso Justin Bieber. Oh, Ricky. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Vale, oggi Justin Bieber? Sì, di brutto. Oggi sì. Domani chi lo sa. Tra l'altro, Diego. Sì. Cioè, piace tantissimo anche a te, non l'avevi mai detto. Non l'avevo mai detto. No, a me piace. A me piace da matti, lo trovo bravissimo. Justin Bieber? Sì, bravissimo. Ma da sempre o è una cosa che ultimamente? No, allora, da sempre, poi dopo noi abbiamo parlato di come si comporta, quelle robe lì, chi se ne frega. Ok. Quando è lì che lo vedi che canta. Cioè, ma è matto. Ma stai scherzando? Ma non me l'aspettavo, è lo proprio sai. No, insomma, dai. Cioè, ci sono, diciamo così, musicisti, cantanti, artisti cerebrali e lui è fisico. È lui di un altro chakra. Apre altri chakra. Oh. Però dai. No, figurati. No, lui deve perdere il vizio di farsi crescere il baffo e la barba. No.
A te a baffo barba? No, perché, baffo barba. Perché ce l'ha poco anche, fa un po' pesce gatto. Esatto. Cioè, a chi piace. Esatto. Hai quel consiglio sul lampadario di Vimini che chiedeva un'ascoltatrice? Perché io ho dato quella che ho trovato online. Poi è arrivata anche questa. Il lampadario in Vimini è facile, lo smonti, lo metti lì dove fai anche la carne sulla brace, gli dai fuoco e si purifica. Oh, c'è un'aria. Poi lei chiede, grazie Pino, lo farò quella cosa col sale. Dice, posso anche mettergli del flatting trasparente? Sono andata a ricontrollare, dicono di sì. Però quando compri il flatting, che è questa vernice, chiedi bene che sia adatta al Vimini. Io avrei messo il prodotto, quello per lucidare il legno. Io però mi sento che almeno non dura. Siamo sicuri il lampadario in Vimini? Cioè, dipende dalla stanza. Cioè, se hai un cottage, se hai la casa di Dolly Parton, no, Céline Dion, ti ricordo. Dion, lei ha tutto in Vimini, è vero, bianco. Sì, ama. Sì, andiamo avanti. Quasi quasi te lo compro. Ciao Pinocchi. Allora, la festa del papà si avvicina e vorrei fargli un pensierino, un regalino. Però sono in alto mare. Però. Parti già demotivata. Una giornata insieme. Non c'è regalo più bello per un papà di trascorrere la festa. Però tipo con quello, invitalo fuori a pranzo. Un'attività insieme. In un bel posto. Non possiamo non citare il numero spropositato di gente che utilizza l'acqua raccolta dall'asciugatrice, così chiudiamo. Figurati. Per scaricare, cioè per il water. Sciacquone, sì. Per risparmiare. C'è chi la conserva e dice la tengo in una tanica per il water per quando faccio le pipì piccoline. Sì. Okay. Grazie. Un saluto anche a chi mette delle bacinelle nelle docce. Che l'acqua che esce la raccoglie, comunque non va sprecata e poi la usa per fare che esce quando? Al rubinetto chiuso? No, tu fai la doccia, mentre fai la doccia gli schizzi, metti delle bacinelle lì intorno, entra dell'acqua che non va giù nello scarico e la puoi riutilizzare. Oh, bravi. Buonasera Pinocchi. Dubbio, mio figlio compie 18 anni a luglio, dobbiamo fare la macchina per neopatentati e mi consigliate una macchina quasi finita da tenere 3 quasi, o 4 anni sì. O fare usata naturalmente, oppure fare sempre una macchina usata ma un pochino più buona per tenerla una decina di anni. No, questo è difficile, questa è... Allora, per me è bello anche come ricordi una scassona che, siccome è i primi tempi che guidi, magari sbagli un parcheggio, urti un attimo. Attenzione. Te la godi. Ciocca vuole dire la sua. Sì. Sì, no, scassone no, per motivi di sicurezza. Neopatentato. Una usata sicura, bella, forte, resistente. Ma mica una roba che non va. Mica cioè, gli compra un Abarth, cioè che non si può neanche più circolare. Però, vabbè. Vabbè, ok. Allora, la versione, la Mary Jane che sulle macchine. Usata per 3-4 anni perché tanto la vorrà cambiare. Ok. Io arrivo ora a casa dopo una giornata di lavoro e il mio cane vorrà sicuramente giocare, ma ho un'urgenza di lavoro per cui mi devo mettere immediatamente a finire di scrivere una cosa. Quindi non so quale delle due cose dare priorità. Ok. Amore. Io farei così. Entri a casa, gli fai un po' di feste, ti fai fare un po' di feste, gli dai o le dai dei crocchini o qualcosa, uno di quei bastoncini che ci mette un po' a masticare tutto, e nel frattempo tu finisci il lavoro, quando ha finito ci fai festa. Io non metto bocca, ma la Vale l'ho trovata perfetta. Brava, dottoressa Doolittle. Chiudiamo questo blocco lanciando a voi, tanto quello che diciamo noi poi ce lo contestate per 2 ore. Rispondete direttamente voi alla domanda, che è? Domenica mi si è rotta la bottiglia di salsa di pomodoro non ancora aperta, cioè intera chiusa, sul pavimento di marmo. È rimasta la macchia come se il pomodoro avesse corroso il pavimento. Aia. Come la tolgo? Andate. Lasciato con l'amore in bocca. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Le ultime gocce di pioggia. Mamma, ragazzi. Che pasticcio. Sulla macchia di pomodoro, sul marmo, non lo so, la vuoi chiamare perché... Cioè, c'è molto pessimismo. Tanto pessimismo. Perché il marmo nei pavimenti ritrovi, è delicato. Però poi io penso...
le tombe di marmo sono esposte alle intemperie. Scusami, 17:37:23. Sì, lì c'è la componente pomodoro, che colore è acido. Però, insieme al caffè, a tutta una serie di altri alimenti che sto trovando. Però dico, è sorprendente come poi le tombe siano fatte tanto di marmo, che sono alle intemperie all'esterno. Ma non ci va nessuno a mangiare con la salsa di pomodoro. Però vuol che non ci siano delle cose acide nel mondo che possono andare sopra. Diego, in ogni caso la situazione non è semplice. No, io non sto dicendo. Allora, arriva un messaggio nel quale ripongo fiducia, cioè mi sembra che l'ascoltatore ne sappia. Prova. È uno dei prodotti più invasivi per il marmo. Deve provare a pulire bene, dopodiché fa degli impacchi con stracci bianchi o cotone bianco e acqua ossigenata a 130 volumi. Non va toccata con le mani. No. Deve sempre usare i guanti di gomma. E ma se vede che ottiene risultato una volta che il marmo è asciugato, può ripeterlo fino a decolorare completamente la macchia. Grazie. Ragazzi, sembrava accurato. È accurato, ma è molto aggressivo, cioè se non lo sai fare. Allora, qualcun altro, Luca dice: ho trovato questo su Google, quindi si è anche sbattuto e ha fatto un po' più incolla. Lo leggo male, mi viene già mal di testa a pensare di farlo, ma lo leggo perché faccio fatica a leggere. Per rimuovere una macchia oleosa dalla superficie di marmo sarà sufficiente bagnare la parte interessata con un po' di acqua e versarci sopra del detersivo in polvere, coprire con un bicchiere e lasciare agire per alcune ore. Ripulire con un panno umido in microfibra e asciugare. Durante questo tempo la sostanza sarà riassorbita ed eliminata dalla superficie. Però sai cos'è il problema? È che non è oleosa. No, è proprio acida. Non va bene neanche questa. No. Qua io leggo delle cose su un sito di marmi. Lucidatrice, qualcuno dice lucidatrice. Platorello al trapano. Cioè, Platorello al trapano? Al trapano, sì. Impasto di gesso e segatura appoggiato sopra. E strofina. Ma ragazzi... Io ho una cifra di audio. La Silvia, mia mamma pulisce il marmo delle tombe con acqua ossigenata. Grande. Forse ci siamo. Però dicono, alcuni dicono non è marmo quello delle tombe. Come no? Ragazzi, quarzino, ci siamo infilati, è un vabbè. Non lo so. Quindi... Tanta mollica di pane, dicono. Ma cosa fai con la mollica di pane? Le tombe sono fatte di quarzite o granito, marmo pochissime. Okay. Scusate. Ragazzi. Ci vuole un marmista che ci dia delle indicazioni. Brava. La Monica non può rispondere perché al lavoro siamo infilati in un cul-de-sac. Fermiamoci qui un attimo, cerchiamo di raccogliere. Qualcuno dite chiamate Bressanini, ma non possiamo. Ah no, dai. Adesso vediamo. Siamo in tanti, da qualche parte. Allora... Mio marito è marmista. Oh. Purtroppo il pavimento che dicevate non è macchiato, ma è l'acidità del pomodoro che ha tolto il lucido. Deve chiamare qualcuno che provi a lucidare quel pezzo con il flessibile. Il risultato però non sarà il massimo. Oppure versi la salsa di pomodoro su tutta la stanza. Almeno è tutto uguale. Però è opaco. Vabbè, dai, pazienza. Cambiamo argomento, mi sento male per lei, povera. Amore. Che pena. Speriamo non stia più ascoltando. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18.06 Radio DJ, Diego ha visto la luce su questo pezzo. Questo pezzo è stupendo. Diventi matto. Ah, ma mi piace da pazzo. Lo so. Ti fa cerchio di gioia, gioissima. Sì, vabbè, fa parte del vincolo del colore viola, il remake che trovate. Va bene, ragazzi, puntata di urgenza Pinocchio. Per cui. Se tossisci, tossisci. Ma gli è andata di traverso il crocchino. A posto? Posto. Ok. Credo. Chiudiamo, abbiamo la risposta definitiva. Definitive answer. Ok. Lavoro nei marmi e nei graniti. Consiglio alla signora che ha rovesciato la passata di pomodoro sul marmo di rivolgersi a un bravo marmista. E comunque l'ossigeno a 100 volumi resta la soluzione migliore perché l'ossigeno riesce a tirare fuori la macchia. Oh. Dopodiché il marmo in cucina te la sei cercata un po'. Chiudiamo. Ok. Valeria al telefono. Valeria. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao.
Allora, sono emozionatissima. Paola, sei fuori controllo, perché sì, chiedere a noi è follia, ma non importa. Allora, vi leggo il messaggio. Visto che mio figlio non mi ascolta e non si impegna a scuola, che faccio? Lo lascio fare da solo o sto sempre a dire ciò che deve fare? Lui ha 14 anni e fa il primo superiore, ma non riesco a trovare la chiave giusta per farlo impegnare e per fargli capire che è per il suo bene. Non voglio rovinare il rapporto con lui, perché per questo motivo litighiamo spesso. Pesissima, è un'età difficile. E poi ha un gruppo troppo misto, perché qui ci sono io e c'è anche Diego. Con due visioni. Con due visioni completamente diverse, Valeria. Per cui, secondo me, chiedi a Diego intanto. Vai. Allora, io che non ho figli, lo ricordo, quindi faccio in fretta a parlare. Penso che c'è un momento in cui bisogna afferrare quel momento scomodo in cui sei il genitore con cui si scontra tuo figlio o tua figlia, ti odia, ti maledice, perché poi ci saranno i giorni in cui ti sarà grato di questo ruolo, che è brutto da prendere, perché tutti vorremmo essere sempre amici dei figli, ma lì chiudendo anche un po' i rubinetti, cioè il tuo dovere è quello. Se no, che cosa siamo qua a fare? Chiudiamo i rubinettini. Però c'è anche da dire che magari l'approccio di mamma così aggressivo e imputante, magari invece di aiutare e sollecitare il figlio ad avvicinarsi allo studio, lo allontana ancora di più. Allora, non è che non hai voglia a quell'età, lo fai perché ma nessuno ha voglia. Stanno arrivando un sacco di messaggi, intanto Valeria te lo dico. Ho scatenato benvenuto, ma no, invece, figurati. Simone dice: io sono un padre di un figlio 14enne con lo stesso identico problema. Qui mi sento di intervenire io, perché Silvia dice: e se fosse un DSA, nel senso, la dislessia, ve lo dice una con la DSA grave, gravissima, non è quello. Non ha voglia. No. Ecco, appunto. No, ci sta, l'età è quella. Nel tuo messaggio c'è scritto: come posso fare? Lascio stare o gli sto super addosso? Forse la via di mezzo. Una via di mezzo è quella più sensata, perché poi appunto diventa un contrasto continuo. Ah, sì. No, perché la differenza con la prima, che ha 17 anni, che è, diciamo, ragazza, è un po' più. Però cioè, no, ecco, io non ho. Non posso fare la differenza, ecco, subito. Beh, però non si fanno neanche confronti, secondo me. Cioè, infatti ognuno. Cerco di non farli, però sotto forma magari di diciamo da dire, ecco, io a lei non dico niente, perché comunque se la vede da sola, fa da sola. Con te ci sto più su, perché vedo che poi alla fine magari scappano i voti, insomma, negativi, e mi dispiace, perché è certamente intelligente, cioè lui studia 10 minuti. Quello è il problema. E il resto 10 del tempo va fuori casa? E prende, per dire, un 6.5-7. Poi quando proprio non studia, ecco, fioccano i 5, i 4. Dico, è un peccato, un po' di impegno in più. Non ti chiedo l'8, l'9, il 10. Quello è il discorso, ecco. Cos'è che gli interessa a lui in questo momento? Quali sono le cose che gli interessano? Il motorino. Quindi uscire, comunque. Sì, comunque tutti hanno il motorino, escono il motorino. E lui non ce l'ha? Non ce l'ha, e gli abbiamo detto col padre: se prendi, vabbè, noi abbiamo puntato all'8, se il finale hai un 8 come, no, insomma, vabbè, come media. Se puntate all'8, io però sono tagliato. Vabbè, ma lui ci prova. 10 minuti per il 6.5 per arrivare al 6.5, sei stesso, almeno. Allora, ma nemmeno quello. E lui dice: sì, vabbè, ma non ti preoccupare, che sto andando bene. Per lui è scioccato un 4.5 oggi, che non si sa come. Ecco. E come? Non lo so. Io il voto mi sembra un po'. Cioè, il premio sul voto non mi piace. Però è l'unico modo che hai per capire che. Cioè, se non ha. Dico, non mi interessa il voto, io voglio che tu della materia devi essere padrone e capirla. No, quello che poi sia sei, non fa niente. Però comunque no, a te interesserebbe un maggiore coinvolgimento. Allora, o i voti o il coinvolgimento. Secondo me lui fa prima a portare i voti, perché il coinvolgimento a 14 anni non è essere motorino, ma cosa vuoi? Per quello lo dico, il voto alla fine è l'unico modo che hai che per capire se uno, se non ha difficoltà di apprendimento, si sta applicando un po'. Valeria, è un tema gigante. Io credo che tu però sia molto orientata
all'essere una persona carina, quindi sicuro trovi la, la chiave tua. Certo è che a 14 anni sono fatti così, c'è poco da fare. Dai. Ma lo devo tenere così. Comunque com'è. Dicono tutti che ha ragione Diego, poi fai tu. Ok. Coraggio. Vabbè. Un bacio comunque, grande. Anche se non siete genitori, siete eccellenti perché perché non siamo genitori. Esatto. Un bacio. Sì, è molto facile per noi parlare. Un bacio Valeria, grazie. Grazie. Ciao. Mi fate compagnia tutti i pomeriggi, vi abbraccio. Grazie mille. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Quindici Radio DJ, vabbè niente, praticamente il 90% dei nostri ascoltatori e ascoltatrici sono genitori di un ragazzo di 14 anni. O lo sono stati da poco o lo stanno per essere, è proprio quel mondo lì. Vabbè, un macello. Comunque tutti d'accordo con Diego, nessuno con me, top. Ma era prevedibile, io so ancora 14 anni, quindi sono schierata, io penso solo al motorino. Questo è vero. È vero. No, il tema figli e figlie è un tema caldo, qualcuno addirittura si sbilancia approfittando che siamo un po' in tema e dice: mio figlio 8 anni vorrebbe tantissimo iscrivere a calcio, sport che io odio, vorrei che continuasse la pallavolo. Dai, però fagli provare. Ma potrà fare un po' quello che gli piace, almeno quando è bambino. Poi tanto ha tutta la vita per far cose che non gli piacciono. No, poi non è detto che tutte le squadre di calcio abbiano quelle attitudini, insomma, dai. Ho capito, ma la vita là fuori è un inferno, cioè, dai. Un'altra, cellulare come premio promozione di quinta elementare, sì o no? Io sarei ai voti? Ragazzi, quinta elementare No, ma neanche. Cioè, dopo è difficile, È molto difficile. No. Ok. E la chiudiamo. Ed è chiusa, eh? Non c'è. Cambiamo argomento. Vado. Vai. Ciao Pinocchi. Vorrei mangiare il risotto con le vongole questa sera. Buono. Però non prenderei quelle surgelate. Mi aiutate? Mi date una ricetta su come farlo? Ciao. Vale. Allora, io farei soffritto, aglio e olio e peperoncino. Poi ci butti il riso. Levi l'aglio, io leverei l'aglio, butti il riso e lo cuoci come a risotto, per cui aggiungendo normale, il brodo. Sì. Le vongole surgelate, immagino già quelle sgusciate. No, dice non vuole quelle. Ma non vuole o vuole? Io ho capito, non vuole perché quelle. Mia mamma è la regina dei risotti con frutti di mare surgelati. No, però aspetta, sentiamolo. Ciao Pinocchi, vorrei mangiare il risotto con le vongole questa sera. Però non prenderei quelle surgelate. Non prenderei. Io ho capito. Allora, okay. Puoi rimandarci il messaggio. Sì. Se sono quelle surgelate. E niente, le devi far scongelare. No, sì, oppure ci sono anche quelle che puoi fare subito. Tieni un po' di quell'acquetta che fanno, passandole solo con un po' di aglio, un po' di vino bianco. E poi le aggiungi in ultimo. No, ma l'acquetta la metti nel risotto per risottare. E le vongole le aggiungi all'ultimo, alla fine. Sì. Prezzemolo, via. Buono, scorza di limone e formaggio. Perché piace? Io no. Sì. A chi piace? Bottarga meglio ancora. E zest di limone. L'hai detto? Sì, okay. Io lo dico sempre, Vale. Qualunque sia la ricetta lo dico. Ok. E il crunchy? E il crunchy come lo puoi fare? Ma poi non farlo. Vale. è il concetto, Vale. Devi darti una tregua su questa cosa. Ok. Vado avanti. Ce n'è un altro? Sì. Ciao Pinocchi, io ho un grosso dubbio. Ho seminato il prato a ottobre e a causa del cambiamento climatico è cresciuto a ottobre. L'ho anche già tagliato a ottobre, ma adesso che è primavera cosa devo fare? Gli devo dare un'altra rullata con un rullo prima di tagliarlo o lo taglio diretto? A parte gli uccellini. No, per me, metti da torso nudo e spacca la legna. Agli uccellini. Ah, un posto stupendo, sei in paradiso. Però quei paradisi un po' la Desperate Housewife. Comunque. Ti hai fatto sognare.
levati la maglia e passa al rullo. Dopodiché tagliano. Non ho capito il rullo. Mi impressiona molto questa cosa che lo semini e ti nasce subito. L'hai già tagliato ed è già ricresciuto. Però io lo taglierei. Cosa vuol dire il rullo poi? No, non lo sappiamo. Non lo ma sappiamo. Voi avete perso completamente la testa a questo messaggio. Era un bel viaggio. Siamo rimasti lì. Vediamo se riusciamo a parlarci e farci spiegare il rullo. Io mi sono fermato al cambiamento climatico, non pensate male. E allora adesso proviamo a contattarlo. L'ho beccato in discoteca. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:32 Radio DJ, puntata sulle urgenze. Ragazzi, abbiamo fatto dei bacelli. Passati da un argomento all'altro. No, siamo stremati. Poi una partecipazione fuori controllo, una gran voglia di intervenire, di dire la propria. Bravi, bravi. Tanta anche arroganza che la prendo come un buon segnale, cioè... Ormai la gente commenta la trasmissione con i vocali tipo dicendo ma va là, oppure infatti, come se fossi in studio, è stupendo. Sì. Allora, poco fa abbiamo sentito un ragazzo che ha mandato un vocale che ci ha un po' impressionato perché con un sottofondo di uccellini aveva seminato il proprio prato a ottobre per la situazione, climate changing. Questa situazione climatica curiosa, il prato è cresciuto subito. L'ha già tagliato una volta, adesso è ricresciuto e chiedeva: devo passare il rullo a noi? E quindi non abbiamo saputo rispondere. Mi sento di dire a Simone, che stiamo per conoscere, che se si sente molestato da Diego Lavalle può riappendere in qualunque momento. Sì, puoi farlo. Ma ti pare? Ciao Simone. Ma Simone. Ma come dai. Fare? Buonasera. Buonasera Pinocchi, buonasera. Facci sognare. Ecco appunto. Parlaci di te. No, tu dai, scherziamo. Cioè, vivi in campagna, tutti quegli uccellini. No, affatto, sono in città, però ho un piccolo giardino, una lingua di giardino, che mi coccolo appena posso, e appunto dovendo rifare il prato a ottobre ho visto che c'erano 2 settimane di 20 gradi, ho detto semino. Vai. Ed è stato incredibile, io faccio tutt'altro, sono uno storico dell'arte, per cui figuratevi, è stato surreale vederlo crescere, però a questo punto mi trovo nel dilemma di doverlo o tagliare o rirullare. Ma cos'è il rullo? Il rullo è un arnese cilindrico che va riempito d'acqua, è fatto apposta per pressare il prato e quindi schiacciare il seme dell'erba in modo che si riadagi al terreno. È un massaggio, quindi, capito, al prato. Ok, ma scusami, in quel caso cosa succede? Niente, lo rulli e poi dopo ricrescerà. Sì, dopo si risolleva, è che non so se farlo meno. Allora, sono arrivate un sacco di indicazioni per te. In linea di massima, innanzitutto ti tranquillizzano e dicono che è abbastanza... Hai fatto bene a seminare a ottobre e ci sta perché che... te lo sei goduto il prato, e ci sta che sia cresciuto in fretta. Sì. Tutti dicono no rullo. No, rullo. Ritaglia serenamente. Però uno con una... ho sentito un vocale prima con un tono perentorio, dava anche una misura. Sì, allora ti faccio sentire. Penso di sì, penso che sia questo. Proviamo a sentirlo, Per l'ascoltatore che ha piantato il prato, è normale che sia cresciuto a ottobre, perché deve crescere ad ottobre. Meglio ancora se è cresciuto a ottobre. L'hai già tagliato, adesso ha riposato per l'inverno. Una bella concimazione azotata. Fatto. Taglio. Sei a posto. Ok, non ero bravo. Diceva, mi raccomando, non sotto i 3 centimetri il taglio. Ok, perfetto. Okay. Non a pelle, diciamo. No. Sarò leggero. Dai, esatto. Sì. Bello però, che gioia. Molto bene, benissimo. Simone, facci sapere, tienici aggiornati, va bene? Pagoda a tutti. Pagoda. Possibilmente a torso nudo, qualunque cosa. Dai, vabbè, ci siamo. È storico dell'arte. Infatti io ho fatto un passo indietro. Vista. Un laureato, per carità. Pinocchio è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. 18:39 Radio DJ. Allora, ci siamo presi questo pezzo anche per... Cioè c'è un clima qua, ragazzi, questa roba delle urgenze. Poi Diego e Lavalle, Frescicarelli. No, allora, questa canzone è una canzone che tocca il cuore. Lo scrivono, ma anche per me, mi ha emozionato. Sì. Bello, quindi. Sì. Dai, tante cose, tante emozioni. Andiamo col prossimo messaggio.
il rullo serve per arieggiare il prato. Comunque, io ho in frigo delle fragole che sono arrivate al limite proprio, non ce la fanno più, un po' come me. E cosa faccio stasera? Mi preparo una crostata con crema pasticcera fragole e la mangio nei prossimi giorni, oppure mi faccio un frullatone di fragole? Vai. E la prossima fantasia erotica venga dentro. Batti al telefono. Eccolo. Paolo. No, Paolo, noi su. Come no, Desperate Housewives. Io ti chiedo scusa, è la primavera. Però Paolo. Non si tengono. No, ma figurati. No, però siamo passati da il giardiniere. Che non è, che è uno storico dell'arte che ha un'aiuola. E adesso, che ha iniziato adesso, ha seminato una bustina di prato. Sì, non è, però nella nostra testa è a torso nudo. Sexy cuoco, sempre a torso nudo ovviamente. Sì, ma anche con una t-shirt bianca, eh. Con una t-shirt bianca e dei jeans un po' stanchi, sei a casa, in cucina. Okay. E hai queste fragole. Ok, così, Paolo. Ma dammi una mano, però. Hai questi... Se gli dici ok, così, chiudiamo. Hai queste fragole davanti a te. Una sì. Bottiglia di vino bianco ghiacciato. E ti aspetto. Due calici. Anche tre, dai, va bene. Oh, bene. Ma no, dai, vabbè. Allora, tocca in piedi. Serata assicurata. Allora. Mi taccio, vi faccio fare voi. No, no, dai, allora, hai le fragole. Hai le fragole che stanno dicendoti hello, hello, è il nostro momento. Ho le fragole che sono arrivate alla fine, praticamente, quasi. E cosa vorresti fare? Allora, l'alternativa è o mi faccio una crostata, quindi crostata, pasta frolla, crema pasticcera, fragole. Fai tutto tu? Sì, fai una specie di composta o fai una gelatina, che secondo me è divertente anche la gelatina. No, gelatina da mettere sopra per lucidarle. Top. Okay. Però faccio tutto io, frolla, crema pasticcera, tutto. Però si è fatta la certa. A che ora passiamo noi a mangiare? Siamo in tante, eh? No, ci vuole un'oretta e venti. L'alternativa qual era, scusami? L'alternativa è un frullato, cioè proprio banale, mi guardo una serie TV. No, torta. Torta tutta la vita. Bavarese? Sì. Bavarese non vi piace perché è un po' più fresca. Bavarese è complicata, adesso, più lunga. Sì, poi la sera, vero che è uscito il sole, si sono alzate le temperature, ma la sera un po' di freschinetto. Poi cosa succede? Che la serie te la metti su già adesso? Sì. Mentre fai. Sì, mentre sta pollino, mentre che fa. Serie guardi? Adesso sto vedendo una serie su Prime, si può dire? Sì, si può dire. Regina Rossa, che è tratta da un romanzo che avevo letto, tra l'altro è fatta abbastanza bene. Oddio, legge anche romanzi. Diego, sa chi può. Sa far la frolla, ragazzi. Sa far la frolla. La frolla elaborata dopo anni e anni di tentativi con diverse ricette, ho elaborato la mia. Comunque, guarda. Dai. Così chiudiamo, perché io ho paura. Questa settimana in regalo i biglietti per Fashion Freak Show. Caro Paolo, due biglietti per te per lo spettacolo imperdibile di Jean-Paul Gaultier al Teatro Arcimbold di Milano fino al 24 di marzo. Bellissimo. Non ti sto a leggere i messaggi che arrivano, no. Perché veramente, cioè, un popolo di disgraziati e disgraziati. Sì, il popolo tu è stanco. Fai di noi quello che vuoi con quelle fragole. La più bella è la Clotilde. Fa pure la frolla e chiudo. Passaci a trovare quando vuoi. Ciao Paolo. Va bene, volentieri. Ciao. Ciao. Comunque adesso calma. Adesso calma. Apri le finestre. È la cumbia della fragola. Vado di fretta. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:47 Radio DJ. Sono stanca come se avessi fatto di corsa sta puntata. No, poi qualunque. Allora, da una parte voi fricicorelli, dall'altra qualunque argomento. Oggi veramente. Va fatta con lo sgabello, quello delle tigri, sai? Oggi tutti domatori. Tutti ricettivi, molto. Molto, 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 ma mi è piaciuta da matti. Sono io stanca. Ho passato il rullo qua nel piano. Hai fatto bene, Diego. Allora, vado con carrellata di urgenze varie. Sì, dai. Pinocchi, devo fare un tatuaggio, un geco nell'orecchio. Lo faccio dentro o a lato dell'orecchio? In tutti e due i casi si disfa dopo un po' di anni, te lo dico. Io non ce li ho nelle orecchie, ma ti assicuro che si rovina molto 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 facilmente, quindi dove lo fai diventerà una roba nera. Ok, brava. Ciao ragazzi, una cosa semplice, consigliatemi, mollo tutto,
il lavoro in ufficio che faccio da 25 anni e mi dedico totalmente all'apicoltura, che è la mia passione, il mio hobby da 6 anni. È una cosa semplice, no, cioè, ma non è. Non puoi chiedere un'aspettativa. Non puoi chiedere a noi. No, poi noi no. Cioè, no. Per una roba così importante non abbiamo sempre solo sbagliato noi. Di base, però, se già lo stai formulando questa domanda a alta voce, probabilmente una risposta ce l'hai già. Sì. E valuta bene. Questa è l'unica cosa che ti possiamo dire. Sabato, pigiama party con di mia figlia di 10 anni con altre 5 amichette. Ah. Mio marito mi ha detto che non è a casa e via per lavoro. Cosa? Mi compro una bottiglia di prosecco o rimando il pigiama party? Ciao. No, scusa, fai il pigiama party. Ma fallo, tu vai di là, tanto le bambine si divertono tra loro, una certa vanno a letto. Ma fine. Sì, ma magari non te la steccar da sola, che sei responsabile di dei minori anche tuoi. Sì. Ciao Pinocchio, ho lasciato la giacca all'oratorio, quindi la lascio. Lì la prendo domani o la vado subito a riprendere. Ciao! Dai, lasciala! All'oratorio, no, lasciala! Mani, la rubano all'oratorio. Ma veramente? Può succedere. Vabbè, e allora sì. No, prendila domani. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:53, Radio DJ, interrompere sto pezzo è follia. Mamma mia. Lo faccio per l'ultima velocissima urgenza. Prima di chiudere abbiamo il vestitino rosa per la comunione di mia figlia, scarpe bianche, che dite, prendiamo giacchina rosa o bianca? Bianca. Rosa. Però. Mi sa che quella bianca ce l'hanno lì. Rosa o bianca va bene, ma Se ce l'avete già bianca. Dai, la comunione, su. Dai, va bene, va bene così. Ragazzi, grazie di tutto. Sì. A domani. Ciao. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.